sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio, ti odio, ti amo mio dolce ed unico amore, ti accompagno. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio, ti amo mio dolce ed unico amore, amo mio dolce ed unico amore. Allora, il nostro assessore qui alla cultura, prego. L'avvocato. Sono arrivata zitta zitta per far finta che fossi qui già da un'ora. Buonasera a tutti, Buonasera. Vi chiedo infinitamente scusa se non sono potuta essere presente sin dall'inizio, come già avevo anticipato peraltro ad Angela, perché oggi è stata una giornata un po' particolare. Però mi fa molto piacere essere qui almeno insomma per vedervi e per vedere quanti siete in questa giornata. Mi dispiace Claudio veramente di essere arrivata a quest'ora, però molto lieta, ci rivedremo sicuramente anche il 7 e l'8 venerdì prossimo. Ho letto tutti e due i libri che tu mi hai dato, grazie. Quindi sono molto informata ed aggiornata. Su tutto. Sì. Adesso io vorrei una domanda all'assessore. Anche due. Pregherei per le prossime volte di non far le manifestazioni che si fanno. Sì, è vero. Di non perché oggi non era proprio prevista, sì, cioè, della maniera lì. Nella sensibilità vostra.
No, no, ma che sensibilità? È proprio, cioè, è necessità, se vogliamo partecipare degli eventi in maniera compiuta e senza distrazioni, cioè deve essere così. Non ci voleva questo piccolo esplua. Sì, è vero, sì, sono d'accordo. Penso un po' tutti siamo d'accordo. Avevo suggerito il piano di sopra, che per voi era questo oggi, però per questo piccolo disguido che c'è stato, ma Angela non ha voluto. Ha detto no, preferisco l'androne. Anche su c'è l'aria condizionata. È stato molto fastidioso. Per la prossima volta di leggere una poesia sua. La prossima volta che lei legga una sua poesia. Una sua poesia. Che lei scriva una poesia, diventi poeta anche lei. Ah, che io inizi a scrivere quindi una poesia. Wow! La prossima volta. Io non so dove. Beh, la prossima volta quando sarebbe? Mi dovete dare 3-4 anni di tempo per imparare come si scrive una poesia. Basta che lei mette su carta i pensieri belli che gli passano nella mente. I pensieri sempre belli a me passano. E va bene. Non andar via. Sì, c'è, beh, senz'altro. Va bene. Butterò giù i miei bei pensieri e vediamo se si possono trasformare in poesia. Carpe diem, qua minima credula postero. Orazio, exegi monumentum erebrenius. L'abbiamo studiato tutti, Orazio.